Adesso siamo spacciati. Border montenegrino passato. E siamo tornati a vedere il nostro mare Adriatico. Oggi la vedo male, male male. Bene, cambio di mezzo dalla moto alla nave. Il trono di spade. Buongiorno da Dubrovnik, iniziamo a caricare la moto. Questa mattina Francesca non sta al 100%. Oggi andremo con più calma, sicuramente. Adesso scendo giù a caricare la moto, poi risalgo, facciamo colazione e partiamo. Anche oggi ci saranno tanti chilometri da fare. Spero di non trovare troppo traffico, però. Abbiamo messo questa volta la moto in garage perché comunque ieri diluviava, lasciarla sotto l'acqua non sembrava proprio una situazione ideale, quindi ottima questa comodità. Abbiamo pagato qualche 10 euro in più, però alla fine eccola qui, bella, l'asciutto al coperto, la Frigona che ci sta accompagnando alla grande anche in questo viaggio. Adesso carichiamo un po' tutto della mia roba, poi risalgo su, facciamo colazione e ci mettiamo in sella. A dopo. Oggi il mio non sta bene. No. No. Ragazzi, oggi colazione europea. Che bello. Ma bella ciao. Bella ciao croata stanno cantando. In versione croata. Oggi colazione europea. Grazie, finalmente, finalmente il caffè espresso. Mamma mia. Finalmente il caffè, il cornetto più che altro. Colazione dolce. Io sempre del partito colazione dolce. Ciambella e cornetto, succo alla mela e caffè. Per il momento mi può bastare. Lei ha invece che è il muesli quello. Il muesli con lo yogurt e il cornetto. Il cornetto per il muesli. Sì, noi colazione decisamente europea. La mattina salsicce e turtarelle. Un po' difficile per me. Per me. Per intenderci i cetrioli. La mattina per me è molto very strong. No. Quindi buona colazione e dopodiché saliamo in sella e partiamo. Oggi ce ne sta di strada da fare. E Francesca non sta al 100%. Lo vediamo. Altra giornata tosta. Meno male che stiamo in vacanza. Fammi sei. Va bene, a dopo. Bene, siamo pronti anche oggi. Abbiamo caricato tutto. Francesca è andata a fare il check out della struttura. Adesso cerchiamo di rifare, tentiamo di rifare un giro per Dubrovnik. Andare almeno in un punto panoramico dove apprezzare la vista dall'alto su tutta la città vecchia. Speriamo di riuscirci ad arrivare, speriamo che il meteo tenga per la giornata di oggi. Quindi adesso saliamo in sella e partiamo. Salutiamo la nostra struttura, Hotel Porto, struttura molto bella, molto pulita, ordinata. Beh, la mattina è decisamente meglio guidare per Dubrovnik, meno traffico, meno caos. È ancora presto, sono quasi le 9 del mattino. Sì. L'abbiamo fatta ieri. No, mi sa che dobbiamo fare pure benzina. Mo la facciamo adesso. Qua chissà se funziona sempre come ieri. Quanto costa la 100 Superclass? A 2,06 euro, come in Italia. La 180, però, santo Dio, conviene di brutto. Facciamo il pieno in Croazia. Forse l'unica cosa che conviene qua a Dubrovnik c'è la benzina. Porco ciuda. 1,58 euro al litro. Vabbè, sta mezzo serbatoio non ce ne andrà tanto. Sarà 20 euro forse.
Ragazzi, ulteriore consiglio: quando siete in viaggio portate sempre dietro un panno in microfibra. Io lo tengo sempre qui nella borsa laterale ed è comodo, tipo nella situazione di ieri quando diluviava, ho asciugato la sella, adesso è ancora umido e ci sto pulendo il cupolino dai moscerini e dalla sabbia che è piovuta ieri e siamo operativi. Siamo qua a Dubrovnik, pieno zeppo di turisti, qua è un simil terminal bus turistico. Io non voglio fare il saccente né tantomeno il superbo, ma ci sta gente veramente messa male. Sto aspettando Francesca, che è andata a prendere due calamite e due bottigliette d'acqua, ma ne vedo di ogni. Cioè, si è fermato un signore, mi ha chiesto se avevo visto la moglie ed erano appena scesi dal taxi. La moglie è questa qui. E praticamente lui non so dove sia andato, ma sono due americani, credo. È assurdo. Il marito è andato non so dove. Mi ha chiesto se avevo visto la moglie ed erano scesi dal taxi. Eccoli qua. Si sono ritrovati. Cioè, assurdi, il marito non so dove sia andato. Mi ha chiesto: hai visto mia moglie? Siamo appena scesi dal taxi. Non lo so. Si sono fermati 5 minuti. La moglie si sarà dileguata in qualche spigolo. Lui è andato di là, è tornato di qua. Insomma, un delirio. Alla fine la moglie stava qua dietro, non so dove cazzo stava. Ma c'è veramente gente messa male, 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 male. Porca miseria. Mi sono defilato dalla situazione perché, non parlando inglese, non sapevo come dirgli dove fosse la moglie. Anche perché non sapevo chi fosse la moglie. Fino a quando non l'ho vista qua dietro. Dopo gli ha fatto cenno dall'altro lato della strada. Cioè, questi scendono da un taxi, si perdono. Girano dietro il taxi, sono persi. Comunque, veramente super affollata. Sono le 10 del mattino e già corrono autobus pieni di orde di turisti, le mura sono già pieni di turisti che camminano, la seguono. Noi siamo ampiamente in ritardo sulla tabella di marcia questa mattina, quindi vediamo di recuperare. Dobbiamo fare circa 200 km, non è tantissimo, spero soltanto di non trovare traffico, quella è la mia preoccupazione principale, perché in quel caso si perderà tantissimo tempo. Calcolate che dobbiamo riattraversare il border montenegrino, sperando che non ci sia tanta fila, tanta coda, perché è il border principale che si trova lungo la costa. Noi fino adesso abbiamo fatto soltanto border nell'entroterra, quelle dogane un po' più isolate, meno bazzicate, quindi siamo arrivati direttamente al border, ma al massimo c'era una o due macchine in coda. Nella migliore delle ipotesi non c'era letteralmente nessuno. Quindi speriamo, incrociamo le dita di non trovare tanto traffico, altrimenti siamo spacciati. Comunque la giornata sembra essere migliore rispetto a quella di ieri, anche se mette nuvolo, sole, nuvolo, non mette pioggia, non dà rovesci, quindi ne approfittiamo, dai, a dopo! Purtroppo non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per apprezzare appieno la bellezza di questa città, ma non potevamo andar via da Dubrovnik senza almeno vederla dall'alto. Sfruttiamo al massimo i pochi raggi di sole che filtrano dalle nuvole per salire subito sul belvedere di Bosanka. La strada sale ripida e tortuosa, veloce sopra la montagna, dove dopo qualche chilometro si può apprezzare la vista più bella su tutta la città. Drone fatto, veramente a rischio perché c'è un vento da pazzi, soffia veramente forte, mi è uscito anche l'avviso sul radiocomando, vento troppo forte, tosta, se non ci fosse stato il vento sarebbe stato epico, una ripresa col drone epica. Ragazzi, ripartiamo dal belvedere di Bosanka, davvero un punto speciale per ammirare dalla vista dall'alto su Dubrovnik. Credevo di non riuscire a fare neanche una ripresa, ho deciso di fare questo piccolo volo perché nei miei video ci sono sempre solo contenuti autentici girati dal sottoscritto, non mi va di rubare roba ad altri né chiederla in prestito. Quindi adesso riscendiamo e ci dirigiamo verso le bocche di Cattaro, quindi si torna in Montenegro. Guardate che spettacolo!
siamo ufficialmente Dubrovnik, 35 km di nuovo il border montenegrino, 88 km per raggiungere Kotor e circa 2 ore e 10 per raggiungere la destinazione delle Bocche di Cattaro, il fiordo più a sud d'Europa. E intanto guardate che spettacolo di vista c'è qui su questa strada che lascia Dubrovnik. Ufficialmente lasciando la Croazia, il meteo non è dei migliori, come si vede è un po' coperto e siamo in totale balia del vento, c'è un vento fortissimo. Queste in realtà dovrebbero essere le nuvole che questa mattina erano su Dubrovnik quando ci siamo svegliati e che pian piano si sono spostate qui, perché comunque abbiamo controllato dal radar, sembra che le nuvole vadano via, non ci sono perturbazioni, sono solo nuvole basse. Speriamo non piova e teniamo duro, andiamo avanti, intanto fra 4 km e 200 metri saremo al confine. Bene, abbiamo passato il border in uscita della Croazia, adesso ce ne andiamo in quello montenegrino. Come potete vedere in entrata è lunga, tanti motociclisti. Welcome Crna Gora. Sempre a portata di mano, carta di circolazione del mezzo e passaporti. Qui sulla borsa serbatoio è la soluzione davvero più comoda. Figuratevi tenerli ogni volta sotto la sella, scendi, smonta, prendi. Decisamente non ci siamo. Sempre avuti in qualsiasi circostanza, in qualsiasi uscita, sempre avuti qui a portata di mano. Anche se vi fermano le autorità, ce l'avete a portata di mano. Patente, documenti, senza troppi sbatti. Border in entrata Montenegro, c'è un po' di fila, scorre piano piano ma scorre. Ufficialmente rientrati in Montenegro, ci fermiamo adesso a questa stazione di carburante per sistemare un attimo i documenti e fare un sorso d'acqua, visto che abbiamo aspettato mezz'ora in dogana e siamo tornati nel regno delle Golf, Golf, Volkswagen, Passat. E intanto sta uscendo anche il sole. Stai meglio? Le gambe come vanno? Vabbè, meglio. No, ma là è brutta proprio l'aria, oh. Saranno i miei occhiali. No, là è brutta proprio. Bene ragazzi, sosta, appena entrati dopo il border del Montenegro, cambiamo la SIM a Francesca. Io fortunatamente questa volta ho scoperto la eSIM con Airalo. Ho installato una eSIM sul mio iPhone. È figo che basta switchare, attivare la eSIM e sono già praticamente connesso. Ottima soluzione questa. Costicchia magari un po' di più, però Francesca ha una SIM Vodafone che va bene in Albania, Montenegro. Bosnia, Montenegro e forse Croazia. No, Croazia no. Esatto, va bene in tutti e tre i paesi, quindi alla grande, perché hanno firmato un accordo, quindi tutti i residenti di qua che hanno una SIM locale usano la stessa SIM in tutti e tre i paesi, è una cosa buona. Quindi cambiamo un attimo la SIM a lei, beviamo un po' d'acqua e ripartiamo. Destinazione Kotor. I successivi chilometri non stupiscono per divertimento e bellezza, ma ci portano in breve alla vicina Castelnuovo, dove da lì a seguire comincia un'altra delle panoramic roads che ci porterà ad attraversare uno dei posti più belli d'Europa. Siamo a Zelenica, l'inizio delle Bocche di Cattaro. Alla nostra destra il Mar Adriatico, che da lì comincia a intersecarsi in quella che è la Bocca di Cattaro, ovvero il fiordo più a sud d'Europa. Kotor è anche destinazione di tante navi da crociera, quindi sicuramente proprio Kotor, ovvero Cattaro, sarà piena zeppa di gente, quindi non oso immaginare che confusione ci sia. We'll be right back.
Ragazzi, ma guardate che spettacolo! Stiamo praticamente costeggiando tutto il fiordo di Kotor, le bocche di Cattaro. È bellissimo, davvero molto bello, peccato per il meteo che copre tutto, ma qui con il sole a picco sarebbe veramente uno spettacolo di colori tra la montagna e il blu del mare. Bello, molto molto bello. Da prestare massima attenzione in alcuni tratti che non ci sono le barriere, si va dritto in mare. La pioggia ci sta perseguitando da Dubrovnik, siamo arrivati a Kotor, quasi, mancano 22 km, circa 37 minuti. Ed effettivamente lì c'è il sole, quindi spero che arriviamo a Kotor che ci sia il sole. Kotor, siamo arrivati. Sapevo che percorrere la costa avrebbe costato tutto questo. Mamma mia, ma lo passiamo, eh? Spero che non sbuchi nessuno tra le auto. Madò, siamo arrivati a Kotor. Che pena, il traffico è un disastro, ma io lo sapevo che la costa era così e peggiorerà. Ragazzi, siamo finalmente a Kotor. La pioggia non ci lascia tregua, ogni tanto gocciola, piove, fa lo scroscio, poi finisce. Però è come si calma il vento, perché comunque c'è vento. Se c'è vento, diciamo, non piove. Appena si calma un attimo il vento, cominciano le gocce. Intanto ci facciamo una piccola passeggiata qui per Kotor. Cerchiamo qualcosa da mangiare perché sono le 13.05. Qua ci stanno castagne e marrocche, ma non penso sia il caso adesso. Qua c'è il mercato alla nostra sinistra. Vediamo un attimino dove trovare qualcosa per pranzare. Dopodiché saliamo sopra, sul balcone di Kotor, e poi continuiamo sempre verso sud. Entriamo nelle mura di Kotor. Honda is the best. Ah, grande! Honda is the best, ci ha detto, non avevo capito. Poi guarda che fighi, ogni giorno abbiamo avuto quasi sempre le stesse maglie in sintonia. Manco che ci pagasse Honda per portare in giro ste magliette, però insomma, dai. Ci pancia fa piacere. Inclusa. Pancia inclusa, sempre, la panza sempre. Ragazzi, stiamo cercando qualcosa da mangiare qui a Kotor, ma il vero problema è che qua comunque sempre roba di farinacei, panini, pollo, burek, hamburger, quindi sto iniziando ad avere la mancanza della mia pasta aglio e olio, oppure una pasta semplice col sugo, col pomodoro. Però, però dopodomani... domenica, quando torneremo, ci sarà una bella pasta al forno ad aspettarci che farà mia mamma, quindi non vedo l'ora che torniamo anche a casa. Sì, è bello stare in giro, è bello, però è bello anche tornare a casa, quindi... dobbiamo cercare qualcosa di diverso da mangiare. Che ci mangiamo non lo sappiamo. Una Caesar salad. Caesar salad, sì, non sarebbe male. Dobbiamo trovare chi ce lo fa. Quello là dietro. Quello là dietro, dobbiamo andare là. Vabbè, vediamo. Oh, vediamo. Bene, abbiamo pranzato. Adesso ripartiamo. Prossima destinazione sarà lì sulle montagne per raggiungere la Kotor Serpentine. Strada super panoramica che si affaccia su tutto il fiordo di Kotor, quindi adesso la raggiungiamo, 15 km in 40 minuti. Madonna, intanto è uscito il sole, come vedete va e viene, quando esce picchia. Intanto sono le 2:30 di pomeriggio, abbiamo ancora tanta strada da fare, credo che arriveremo in serata alla tappa di oggi, dove c'è la nostra
prossima struttura, che è Dulcigno, quindi alla fine del Montenegro, diciamo alla parte più a sud del Montenegro, quasi a confine con l'Albania, proprio perché domani dovremo rivarcare di nuovo il border albanese per poter tornare a Durazzo a prendere la nave che ci porterà di nuovo in Italia. Tanto Kotor davvero tanto trafficata, molto bella, tanto bella quanto trafficata. Ed eccoci, siamo quasi ai piedi della serpentina e già si apprezza la vista su tutto il fiordo di Kotor, meraviglioso, ma poi una volta saliti sopra si ammirerà ancora di più. Tanto qua c'è da prestare massima attenzione perché la strada è veramente stretta, ci sono dei punti più larghi ma loro scendono a cannone come dei funamboli e ci si passa e non ci si passa, tipo questo, cammina al mezzo. È una strada che letteralmente scala la montagna e si può ammirare tutto il fiordo di Kotor, tutta la baia di Kotor dall'alto, così come la vista che c'è su Dubrovnik sopra alla montagna di Bosanka. Guardate che vista! Definita anche come strada dei 50 tornanti, la Kotor Serpentine vi porterà in poco meno di 10 km dal mare ad oltre 1000 metri. È una delle strade più belle ma soprattutto più pericolose di tutta Europa. È stretta, ripida e tortuosa, ma regala degli scorci davvero incredibili. Percorrendola tutta vi porterà sul monte Lovchen e all'antica capitale Cettigne. Ragazzi, da qui su, da sopra la Kotor Serpentine, si può apprezzare tutta la vista che c'è sulla baia di Kotor, sul fiordo di Kotor. Come potete vedere, le bocche di Cattaro hanno inizio da lì, dal mar Adriatico, e piano piano si insinuano dentro e fanno questa specie di S fino alla baia di Kotor, dove termina questo fiordo, proprio qui a Kotor. Molto molto bello, davvero suggestivo. E sopra la serpentina si è davvero in alto per poter apprezzare questa vista davvero fantastica. Nice car! C'è un raduno di Zastava. Che spettacolo, sembra il 131 della Fiat. L'autobus se la fa la rovescia. Non è una cosa fattibile. Cullù ha sudato 7 camici. Mo sta salendo la macchina, si è piantata in là. Quindi alquanto articolata la situazione. Qua hanno fatto un vero e proprio disastro, hanno fatto. Do cazzo va questo? Ferma. Vai, passa. Gesù Cristo. Kotor, di nuovo stiamo percorrendo la P22, notoriamente nota per le gare in salita. Ma che spettacolo! Questa l'avremmo dovuto fare, se non sbagliavamo strada, lo sai? Questa andava fatta all'andata, quando abbiamo sbuciato la galleria. Capito? E indovina un po', Golf 2 rossa. Montenegro vanno pazzi. Dici, perché la GT l'hanno fatta rossa? Montenegro con ha cattato mezzo parco Volkswagen. Non gliela fai rossa, e la devi fare per forza. Bene, abbiamo ripreso la strada principale. Ci siamo tolti anche lo sfizio di percorrere la P22 di Troica, notoriamente famosa per le sue gare in salita con i prototipi qui a Kotor. Adesso
siamo sbucati dall'altro versante della montagna. Qui sulla nostra destra dovremmo avere, dietro la nostra montagna, il Mar Adriatico, e questa strada ci condurrà verso sud, quindi verso Budua, Bar e Dulcigno. Guarda quant'è bella! Guardate che Golf Cabrio prima serie vince su tutti sta macchina. Mamma mia, da appassionato Volkswagen è bellissima. Qua in Montenegro hanno ancora ste macchine, Golf 1, Golf 2, Golf 3, e le usano ancora. Questa è tenuta da Dio, ma loro hanno capito tutto. Noi andiamo cercando le macchine ibride, macchine elettriche. No, non siamo capiti proprio niente. Nice Golf! Io mi sto facendo slalom come avessi lo scooter. E siamo arrivati a Budua e c'è un traffico da pazzi. Da pazzi. Il Montenegro conta poco meno di 300 km di costa ed oggi ne percorriamo quasi tutta la sua lunghezza. Affrontiamo i chilometri che seguono con gran fatica, dettata sicuramente dalla stanchezza delle intere giornate di moto precedenti, ma molto più dal caldo e dal traffico che scorre lentamente invadendo le strade caotiche delle città assalite dai turisti. Di contro invece si viaggia con alla destra degli scorci speciali sulle spiagge più apprezzate della costa montenegrina. Ragazzi, la strada per Dulcigno è alquanto trafficata, molto lenta, è veramente una sofferenza percorrerla, anche se ci sono dei tratti molto belli come questo dove ci siamo fermati, ovvero Santo Stefano. Ditemi voi che spettacolo è questo, guardate l'isolotto di Santo Stefano con la chiesetta che spunta tra gli alberi, abbiamo ovviamente spedito il drone in ricognizione ed è bellissimo. Questa strada che state vedendo adesso è formata da tre corsie, dove una è quella nostra a destra, mentre al lato opposto ce ne sono due, che adesso è diventata una. Bene, con quelle tre corsie loro in salita possono avere una corsia lenta e una corsia veloce e si trasformano in vere e proprie piste, dove si fanno delle vere e proprie gare clandestine a salire. No, a scendere mai, a scendere vai solo in corsia singola. Questa è la strada che vi dicevo, vedi? In questo caso loro stanno scendendo, hanno una sola corsia, mentre noi ne abbiamo due, perché siamo in salita. Nella corsia centrale si può camminare di più, mentre su quella di destra essere più lenti. Adesso non c'è praticamente nessuno, ma tutte quelle che abbiamo fatto, tutti camminano come pazzi su entrambe le corsie. Da veri pazzi, noi stiamo andando a 100 all'ora, il limite è 60. Adesso finisce e si rientra in una corsia singola. Intanto mancano 12 minuti all'arrivo, 8,7 km, abbiamo percorso 220 km, quindi arriveremo indicativamente a 230 a Dulcigno e finalmente arriveremo in struttura e ovviamente come al solito ci vuole una bella doccia, una bella rinfrescata e ci godremo la serata a Dulcigno. Dulcigno è una città che si trova sul mare, quindi poi andremo a vedere un po' il mare dall'altra costa, visto che noi siamo della costa abruzzese adriatica, vedremo la costa adriatica del Montenegro. Va bene ragazzi, ci salutiamo, a più tardi. Siamo arrivati a Dulcigno. Dove sta? Ah, è rotto, porca miseria. Mi sembra quasi Albania. E siamo arrivati! Qual è il ristorantino qua? Perla. Dove? Davanti.
E tu pensi siamo 5 stelle qua? Dietro? No, però si entra qua. Quello è un'altra cosa. Luxury apartments. No, si entra là e si va dietro. Giriamo, entriamo. Intanto ci fermiamo e vediamo cosa dicono. 9.3 su Booking. No, 9.4 su hotels.com. Wow. Sì, ebbene, siamo arrivati per la hotel Dulcigno. Proprio la moto gliela stavo inzaccando dentro la reception. Però intanto facciamo il check-in e ci andiamo a riposare. Dai, a dopo. Allora ragazzi, questa è la stanza per questa sera. Molto bella. Qui c'è il tavolino, scrivania, il bagno, così, con la vasca idromassaggio e la doccia. E poi c'è anche il balconcino che ci porta praticamente sul resto dell'hotel. Lì in fondo, dietro questi alberi, c'è la piscina, c'è la sauna, c'è il parco vabbè per i bimbi, molto carino. E la ragazza della reception praticamente ci ha accompagnato fin dentro la stanza. Vabbè, molto molto carino. Ragazzi, buonasera, siamo arrivati a Dulcigno. Stiamo facendo una passeggiata lungo il corso. Come potete vedere alle mie spalle c'è il mare Adriatico, un po' mosso questa sera. Sempre alle mie spalle il centro storico, la città vecchia. Poi possiamo dire che siamo già in Albania. Siamo ancora in Montenegro, ma a tutti gli effetti lo stile è quello albanese. Le persone, i negozi, le attività, il modo di guidare, il modo di vivere è tipicamente albanese. Siamo a pochi chilometri dal confine. Ci sono moschee praticamente ovunque, ne abbiamo almeno incontrate 3 o 4. Niente, che cosa volevo dirvi? Che anche oggi abbiamo fatto una bella giornata di moto, 230 km, belli intensi, tante curve, tanto traffico, sali, scendi dalle montagne che ci sono qui lungo la costa. Però devo dire, paesaggi incredibili, città bellissime, la costa montenegrina è qualcosa di davvero spettacolare. E quindi niente, questo è quanto. Adesso ci troviamo qualcosa da mangiare, qualcosa da bere, dopodiché ce ne torniamo in camera, perché domani è un'altra giornata, sarà l'ultima giornata di viaggio qui in territorio albanese e montenegrino, perché domani torniamo a Durazzo, perché abbiamo una nave che ci aspetta alle 22 che salperà appunto da Durazzo per arrivare a Bari e ci riporterà in Italia. Quindi domenica sarà tutta di trasferta fino a casa e domani fino a Durazzo. Sono circa 150 km, ci sveglieremo con calma e con altrettanta calma ce ne torniamo giù a Durazzo. Quindi ragazzi, questo è quanto, vi saluto qui da Dulcigno, ci vediamo domani con una nuova avventura. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un mi piace e noi ci vediamo domani di nuovo in sella. Ciao! E questa sera un altro burek con carne, classico di queste zone. Say something, non sorridi. Di qualcosa! Un traffico allucinante, ma soprattutto un caldo allucinante. Sono 35 gradi. E ci siamo, si torna a casa. Dentro ci stanno 10 gradi. Se potessimo quantificare quante bottigliette d'acqua abbiamo consumato in questo viaggio. È tutto. Finisce dove abbiamo cominciato, questura di Bari, il Pantheon blu. Qua c'è un bel sole, una bella giornata, pioggia e rovesci a vasto. Già essere sulla strada verso le bocche di Cattaro. Nei miei contenuti. Sto figlio di puttana. Il mare, bello il mare. Questo è il mare, purtroppo è questo. Ma quello continua ad entrare e quelli continuano a venire, mo si è bloccato tutto. Se li inchiappettò, dai, non è successo niente. Co2. Guarda che bello, qua si va dritto in mare. Adesso questo è un grosso problema. Cioè stavamo andando tranquillo. Bravo! Quanto cazzo l'hai capito? Fe. Ma dare un brucazzo a me mo tu. Questo sta a fare manovra dietro di me. E te ne nucchio pure a rete. Ma poi c'è il baia qua. Culo, che cazzo attraversiamo qua? Mi ha mandato a fanculo quello, che ha fatto? A me? Che ha fatto? Sto a parlare con l'utrefere in bane.